e portiamo il profumo del perdono, della misericordia di Dio, il profumo della preghiera e della comunione, il profumo della presenza di Cristo vivo nella fede, nell'esperienza. E vorremmo comunicare quanto abbiamo sperimentato e preghiamo questa sera che il buon Dio faccia risentire a tutta la comunità che in alcuni suoi rappresentanti era presente a Rimini, faccia risentire e riversare sulla comunità quell'ondata di gioia, di pace, di perdono, di misericordia che il Padre ha concesso. Siamo nell'anno del Padre, il Padre pieno di misericordia e d'amore che perdona il figlio maggiore, perdona il figlio minore, perdona tutti, si abbassa verso il figlio maggiore, verso il figlio minore, non tiene alla sua dignità calpestata, è il primo a chiedere l'abbraccio, pur essendo lui l'offeso, è l'immagine di noi tutti, che dobbiamo prevenirci gli uni gli altri nel renderci onore. Chiediamo al Signore di questa grazia, di prevenirci gli uni gli altri, nel tributarci onore. Chi arriva il primo a umiliarsi davanti al fratello, costui è coronato. Cerchiamo di essere i primi a prostrarci davanti al fratello, ad onorare il fratello e non aspettare che il fratello venga a lui. Perché è benedetto chi arriva il primo. Signore, ti chiediamo questa grazia dell'amore, dell'amore vicendevole, che poi è la base della nostra vita cristiana. Se abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che amore, dobbiamo amare, non possiamo non amare. Il non amore non ha cittadinanza in mezzo a noi. Non esiste, non è di casa, non abita qui in mezzo a noi. Ma che noi bandiamo nei confini della nostra comunità l'astio, il rancore, il ricordo cattivo, il non amore. Lo bandiamo perché non hanno diritto di cittadinanza in mezzo a noi. E ti chiediamo questa sera di gioire davanti al Padre e di guardare sempre a Lui da cui ci viene la luce, di dimenticarci di noi, delle cose nostre, ma di guardare a Lui, perché da noi può uscire sempre il male, ma da Lui scende il bene, scende la luce. E se guardando a noi possiamo avere qualche cosa che ci turba, guardando a Lui nessuna cosa ci può turbare. Guardiamo a Lui e i nostri occhi diventeranno raggianti. Questo è il messaggio. Noi siamo i figli della luce. Dobbiamo comportarci come figli della luce e guardare la luce per essere luce riflessa che proietta i suoi raggi all'intorno. Lode e gloria a te. Nessuno male per male, cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini, se possibile per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti, non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina, l'ha scritto infatti, a me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, facendo questo infatti ammasserai i carboni ardenti sopra il tuo capo.
non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Grazie, Signore, di questo bellissimo testo che fa eco al Vangelo del discorso della montagna in Matteo 5. Signore, tu ci dici esattamente, quasi ad ogni rigo, quello che dobbiamo fare. Tu fissi gli atteggiamenti interiori e i comportamenti esteriori. Tu ci dici di non rendere a nessuno male per male, ma di cercare di compiere il bene davanti a tutti e di vivere in pace con tutti, soprattutto non invocare la giustizia. Signore, qualunque male abbiamo ricevuto, non possiamo invocare la giustizia divina, perché sta scritto: lasciate fare all'ira divina, a me la vendetta, sono io che li cambierò, dice il Signore. Per quanto sta in noi, dobbiamo fare tutto il contrario, fare del bene che ci ha fatto del male. Se il tuo nemico che ti ha fatto un gran male ha bisogno, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. E non lasciare vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Signore, questa è l'unica regola valida per noi: rispondere bene al male, vincere anzi il male con il bene, e lasciare a te ogni giudizio e mai invocare vendetta, ma soltanto misericordia. C'è scritto ancora: giudizio senza misericordia per chi non avrà usato misericordia. Signore, noi vogliamo essere i misericordiosi per essere trovati figli di Dio. Se non siamo misericordiosi, non apparteniamo a Dio. Anche che siamo qua dentro, anche che cantiamo, anche che ci salutiamo, siamo degli estranei a Dio e degli estranei a noi stessi. Chi non ha la misericordia, chi non è figlio della misericordia, è un estraneo qua dentro. Signore, ti chiediamo di essere tutti concittadini, familiari tuoi, e di camminare tutti all'insegna della misericordia per essere figli del misericordioso. Lode e gloria a te, Signore. Thank you.
le cose passate. Non pensate più le cose antiche. Ecco, faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Ecco, io apro nel deserto la strada e immetto fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Signore, tu vuoi che non ricordiamo più le cose passate? Non ricordiamo più le cose antiche, pensiamo alle cose nuove che tu farai, che saranno più belle di quelle antiche. Tu metterai fiumi nella steppa e il deserto fiorirà, anche le bestie selvatiche, quelle non addomesticate, canteranno le tue lodi. E in questa prospettiva, Signore, che noi vogliamo continuare la nostra lode e benedirti, perché alla fine è l'amore che trionferà sull'odio e la vita che trionferà sulla morte. Lode e gloria a te, Signore. Signore, tu ancora ci ricordi questo bellissimo testo in cui noi siamo esortati a guardare a te nella tribolazione, nell'afflizione e a camminare nella strada dove tu ci attendi. È scritto infatti che il popolo di Sion che abita in Gerusalemme non dovrà più piangere, perché a un grido di supplica il Signore farà grazia, appena udrà darà una risposta. E anche se il Signore darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, tuttavia non si terrà più nascosto il suo volto e i suoi occhi vedranno il Maestro, e gli orecchi sentiranno la sua voce che dirà: questa è la strada, percorretela, casomai andiate a destra o a sinistra. Grazie Signore, perché tu vieni incontro a questo popolo che guarda a te, grida a te. Noi aspettiamo questa grazia, per questo tu sorgi per avere pietà di noi, perché tu sei un Dio giusto e misericordioso. Noi abbiamo mangiato il pane della tribolazione, abbiamo bevuto l'acqua dell'afflizione e adesso attendiamo, Signore, di vedere il tuo volto, di ascoltare la tua voce, per seguirti. Vogliamo abbattere la strada, l'unica strada che sei tu. Non vogliamo andare né a destra né a sinistra, vogliamo percorrere questa strada santa, che è la strada dei redenti, la strada per cui non si aggirerà più nel leone e che nessuno impuro percorrerà. Lode e gloria a te, Signore, nel non giudizio, perché è il giudizio che uccide. Ma tu perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio, ed è là che saremo giudicati. Come è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio. Signore, chi siamo noi per giudicare? Chi siamo noi per sedere sul tuo trono, usurpare il tuo posto e giudicare un fratello per cui tu sei morto? Signore, fa che noi sappiamo aspettare, perché tutti ci presenteremo davanti al tuo tribunale, davanti a te giudice. Sarai tu a giudicare e a dare a ciascuno il suo. Fa che sappiamo attendere e non ci facciamo giustizia gli uni gli altri, perché
faremmo del male e usurperemmo un tuo diritto. Lode e gloria a te, Signore. Grazie a te, Signore, grazie a te, Signore, grazie a te, Signore, mi hai donato in amore e dentro con chi quello che mi fai sarà mia loro chiara nascita mia di mia vita dai a mio mia vita dai a mio mia vita Sierra Caias, mi amara un sciocco di la coscia e il però para la muscina rovita il Signore mi amara un sciocco di la coscia e il però dai il tuo Signore il Signore di Anaienti mai era nel cuore, ma sciocca la non fiore, la panaliti mi amaronti di una figlia, perché l'amore da Dio, chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Signore, tu qui ci parli sempre più chiaramente. Tu ci dai il comando di amarci gli uni gli altri. Perché chi è generato da Dio che amore, dimostra che è generato da Dio che amore si ama. Se non ama, dai il segno che non è generato da Dio e non è figlio di Dio. Signore, chi non ama non ha conosciuto Dio, cioè non proviene da Dio, perché Dio è amore. Signore, tu sei l'amore, e per questo che hai perdonato, hai mandato il tuo figlio unigenito nel mondo per espiare il nostro peccato, ed egli si è fatto vittima di espiazione per tutti noi. Fa che anche noi guardiamo a te e impariamo da te ad amare, perdonandoci gli uni gli altri, come tu hai perdonato a noi. Tu hai perdonato fino al punto da consegnare il tuo figlio per noi. Questo è l'amore. Signore, fa che doniamo noi stessi, fa che sacrifichiamo noi stessi, pur di essere i tuoi figli. Lode e gloria a te, Signore. Questa santa comunità della noce della nostra famiglia, chiediamo al Signore che nessuno avveleni le acque o avveleni i pascoli, dove tanti nuovi figli vengono e possono rimanere. Signore, ti chiediamo che le acque non siano avvelenate e i pascoli non siano così insidiosi, perché qui è la tua santa casa, questo è il tuo santo recinto,
questo è il recinto dell'amore. Signore, fa che noi siamo accorti e quando vediamo qualcuno che sparge veleno, subito andiamo in ripari, raccogliendo il veleno e buttandolo fuori e ammonendo chi avvelena di non osare avvelenare questa santa comunità. Lode e gloria a te, Signore. Signore, ci dà questo testo. Eppure io sono il Signore tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Ti farò ancora abitare sotto le tende come i giorni del convegno. Io parlerò ai profeti, moltiplicherò le visioni e per mezzo dei profeti parlerò con parabole. Signore, tu ci prometti la tua presenza e il tuo favore. Quando si moltiplicano le parole profetiche, quando si moltiplicano le visioni, è segno che tu sei presente e vuoi farti vivo in mezzo a noi. Signore, noi ti ringraziamo perché tu ci assicuri il tuo amore come ai tempi del convegno. Tu ci assicuri ancora la profezia e la visione, la parabola, ci assicuri cioè la tua parola che è parola di vita. Ti ringraziamo, Signore, e ti chiediamo perdono se fino a questo momento non abbiamo obbedito alla tua voce. Vogliamo guardare a te, attendere da te la parola della vita. Lode e gloria a te, Signore. Che infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male. E la parola a conclusione di questa nostra preghiera, Signore giusto giudice, Signore dice di sapere aspettare, Lui verrà a giudicare. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, là tutto è chiaro, Lui è il giusto giudice che non può essere corrotto né ingannato. Ciascuno riceverà la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, cioè durante la vita, sia nel bene che nel male. Signore, ti chiediamo di compiere il bene e di evitare il male, perché tutti dobbiamo comparire davanti al tuo tribunale e lì noi saremo giudicati. Signore, giudizio e condanna possono cadere su di noi, però vogliamo ricordarci di due tue parole: misericordia voglio e non condanna, non giustizia, misericordia voglio, non sacrificio. E ci ricordi ancora l'altra parola: un giudizio senza misericordia, perché non avrà usato misericordia. Con la misura con cui avete misurato sarà misurata a voi. Signore, quantomeno per il nostro interesse vogliamo giudicare bene e perdonare sempre. Saremo giudicati bene da te e perdonati da te. Ma che facciamo almeno i nostri interessi e siamo scaltri per il regno dei cieli. Lode e gloria a te, Signore. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potete essere salvi. Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani
e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circoncidervi e ordinar loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: io sono la vera vita, e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni traccio che in me non porta frutto, lo toglie, e ogni traccio che porta frutto, lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e in voi. Con il traccio non può far frutto di se stesso, se non rimane nella vite, così anche voi rimanete in me. Io sono la vite e voi i tracci. Chi rimane in me e in lui ha molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il traccio e si secca. E poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è l'eredità del Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate i miei discepoli. Parola del Signore. Su questa bellissima allegoria della vita dei tracci, nota a noi perché tante volte viene nelle nostre preghiere, perché tra le allegorie del Vangelo è la più bella, quella che più centra il mistero della nostra vita in Cristo, perché la nostra vita non è quella nostra, è la vita divina, è la vita di Gesù che si manifesta in noi attraverso i tracci, appunto siamo noi quando fruttifichiamo. Ci sono tracci che fruttificano e tracci che non fruttificano. A Dio importa il frutto, non è sufficiente che siamo attaccati attraverso il battesimo alla vita. Si sa che portiamo i frutti, cioè manifestiamo la vita di Gesù vivente in noi, noi tracce attaccati alla vita, vitalmente, cioè dobbiamo succhiare la linfa vitale dal ceppo, convogliarla e produrre frutti. Però per produrre frutti è necessaria la potatura. Quelli delle nostre campagne lo sanno. Un traccio lasciato a se stesso produce pampini, qualche piccolo grappolo, e a lungo andare resta infruttuoso. E allora il vignaiolo saggio pota, lasciando soltanto alcuni occhi. Gli occhi punta per i pampini, gli occhi rotondi per i grappoli. Il vignaiolo lo sa, il potatore lo sa, quali sono le gemme dalla forma che presentano, le gemme che producono grappoli, le gemme che producono pampini per coprire così i grappoli. Conosce anche quello che è necessario lasciare per il giorno presente, per l'anno in corso e per l'anno che verrà.
Il buon potatore sa come fare, però ha in mano la cesoia e taglia ciò che è ridondante, potrebbe ostacolare il frutto, per cui il traccio è sempre potato. Ci sono poi tracci i quali non producono, non hanno la forza di succhiare. E allora questi tracci inutili vengono recisi totalmente dal vignaiolo e nessuno là per terra. È vero che dice Agostino che possono essere riassunti per essere innestati nella vite, ma se si seccano ai piedi della vite, attendere il momento in cui attraveranno gli angeli di Dio, raccoglieranno questi tracci secchi come sarmenti, utili soltanto per alimentare il fuoco, e butteranno i sarmenti nel fuoco eterno. Questa è la sorte dei tracci che non producono frutto. Prima recise, poi si seccano, poi vengono raccolti, poi buttati nel fuoco. Quattro parole brutte per noi se non fruttifichiamo. E allora dice Gesù: rimanete in me, se voi rimanete in me, io rimarrò in voi e porterete molto frutto. In questo è glorificato il Padre, se portate molto frutto. Qual è il frutto? Il frutto delle buone opere, il frutto dello Spirito. Qual è il frutto dello Spirito? Abbiamo un elenco del frutto dello Spirito. Amore, pace, gioia, bontà, eccetera, eccetera. Questi sono i frutti dello Spirito, sono le buone opere. E quali buone opere? Mettiamocelo bene in mente. Non sono opere nostre, ma opere di colui che vive in noi e manifesta se stesso attraverso i tracci, ossia le opere buone che noi facciamo. Sono le opere di Cristo, noi le portiamo, noi le manifestiamo, abbiamo solo il merito di portarle, di manifestarle, ma le opere sono di Cristo vivente in noi. Intanto noi le facciamo, le produciamo in quanto siamo uniti alla vita, succhiamo dalla vita che è Cristo. E sotto la guida del Padre, che sorveglia la sua vita, perché il vignaiolo, noi produciamo questi frutti. Dio è contento quando noi fruttifichiamo, però senza di Lui non possiamo fare nulla da noi. Tutte le opere belle che noi crediamo di fare, non le facciamo noi, li fa Gesù, vivente in noi. E allora noi non meritiamo, sì che meritiamo, dice l'Apostolo agli Efesini, appunto che Dio dispone che noi facciamo le opere buone, che sono le opere di Cristo, perché noi così attraverso queste opere abbiamo il premio, però sono sempre le opere di Cristo, non sono opere nostre. Cristo però opera in noi in misura che noi siamo uniti a Lui e succhiamo da Lui. Però attenta alla cesoia, perché coloro che siamo in Cristo dobbiamo subire la cesoia anno per anno per poter portare molto frutto. Non abbiamo timore della cesoia, perché il Padre nostro che sa, votando, ci libera dal peso inutile e sta attento a che noi fruttiamo, perché a Lui interessa il frutto che vale a manifestare la vita di Cristo, ma anche vale per noi, perché per i frutti che noi produciamo noi avremo la vita eterna. C'è una parola su cui Gesù insiste, in questa parola, mani, cioè
rimanere. Significa appunto restare dentro, rimanere in casa, non entrare in casa, non semplicemente stare in casa, ma rimanere in casa. Proprio là dove noi ci troviamo, dobbiamo rimanere. Ossia ricalca questa idea di rimanere nelle profondità, là dove noi ci troviamo, non uscire. Rimanete in me. Se noi rimaniamo in Cristo, Lui rimane in noi. E c'è un nuovo vitale tra noi e Cristo. Ecco perché in questo rimanere c'è la inabitazione di Dio in noi, un'inabitazione vitale, per cui non sono io più che vivo, dirà Paolo, e anche noi potremmo dire in Paolo, ma è Cristo che vive in me. Dobbiamo essere coscienti di questo, lasciare vivere Gesù in noi. Ascoltare così l'Apostolo che dice: mortificate quello che è in voi, l'uomo vecchio, la carne, lasciate vivere Cristo in voi. Una volta che siamo in Cristo, dobbiamo lasciar cadere, morire l'opera della carne, dobbiamo far morire di fame i vizi capitali, far morire di fame la superbia, non la alimentandola, far morire di fame la lussuria, non alimentandola, far morire di fame l'ira, coltivando la pace, far morire di fame la gola, mortificandoci, far morire di fame la malizia, della gelosità, far morire di fame l'indolenza, la pigrizia, l'opposità. Così noi facciamo fruttificare Cristo che è dentro di noi. Chiediamo al Signore che la parola di Lui operi in noi doppiamente. Ce lo dice il Vangelo. Prima operazione della parola. Voi siete già mondi per la parola che vi ho detto. Ecco il portento della parola. La parola è Gesù. Quando Gesù opera, parla, ci purifica. Siete mondi, siete puri per la parola che avete ricevuto. Ogni volta che Gesù parla, contro di noi ci purifica dai nostri peccati. Ancora, la parola, se rimane in voi, chiedete qualcosa che vi sarà dato. Quando questa parola rimane in noi, noi chiediamo a Dio nella parola che Cristo e otteniamo tutto. E con la parola ottiene, la parola dunque purifica, la parola ottiene. Queste parole di Gesù, operanti in noi, mediante il suo Spirito. E questa parola ci purifica sempre, e questa parola risuona sempre dentro di noi, e che noi possiamo ottenere tutto dal Padre Celeste. Questo è il desiderio di Dio. Ce lo dice Gesù a conclusione. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Essere discepoli di Gesù, lavorare con Gesù, operare con Gesù, portare il frutto con Gesù. Il frutto della santificazione e il frutto dell'opera della salvezza degli altri. Non si ascoltate le mie parole? Oh, se ascoltate le mie parole, quanta luce sul vostro volto, quanto frutto nelle vostre mani, se ne avete parlato. Che il nostro volto diventi luminoso,
rivolgi le nostre mani sulle cariche di frutti, perché il Padre tuo vuole vedere la luce del Figlio in ciascuno di noi, perché il Padre nostro vuole gustare il frutto dello Spirito del suo Figlio. Ci hai dato tanti benefici, prima fra tutti il dono alla fede. Vogliamo allora perché tu ci renda capaci di testimoniare con la coerenza della vita questo valore inestimabile. Ascoltaci, o Signore, e accresci noi la fede.